È iniziata la fase 2 e sia ieri che questa mattina abbiamo osservato con grande attenzione la città. Devo dire che non sono del tutto soddisfatto, perché sicuramente c'è tanta gente in giro ed era prevedibile. Però ho visto da una parte molta disciplina in alcune zone della città, penso al centro, penso ai quartieri, quasi tutti con la mascherina, distanziamento sociale e diciamo un atteggiamento prudente. Ho visto invece un po' troppa gente al mare, in particolar modo lungo la ciclabile, al porto, Baia Flaminia, e ho visto un po' di spavalderia da parte dei ragazzini in particolar modo. Quindi ragazzi, io mi appello soprattutto a voi e ai vostri genitori, non scherziamo. Questi 15 giorni saranno determinanti. Determinanti per salvare l'estate del 2020. Anche oggi i casi positivi sul totale del campione dei tamponi fatti è appena il 2%. Se non sbaglieremo nulla, da qui alla fine del mese potremo arrivare a contagio zero ed avere un'estate quasi normale. Se invece sbaglieremo i nostri comportamenti, noi rischiamo di avere un nuovo picco e di giocarci completamente l'estate e tutto l'anno. Questo avrebbe un effetto nella vita quotidiana di tutti noi, sulla nostra economia, sul turismo e quindi sulla capacità di ripresa in mezzo a questa crisi spaventosa che abbiamo. Quindi mi raccomando, distanziamento sociale, non si fanno aggregazioni di persone, assembramenti di persone, mettiamo le mascherine, le abbiamo distribuite a tutti, le abbiamo date gratuitamente a tutti, ce ne sono 25.000 ancora in magazzino, per chi le vuole basta riferirsi ai propri quartieri. Stiamo finendo la distribuzione delle mascherine per i bambini, è la cosa che mi ha fatto piacere ieri vedere tanti bambini con la mascherina dell'amministrazione con lo SMAI. Quindi, come dire, è una situazione a macchia di leopardo. Bene nei parchi, abbastanza bene al cimitero, non mi convince invece quello che ho visto al mare, tant'è che abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di mettere una pattuglia fissa in bicicletta lungo la ciclabile per evitare aggregazioni di persone, per evitare flussi maggiori. So bene che abbiamo bisogno del mare, però non riandiamo tutti negli stessi posti, perché altrimenti rischiamo di fare assembramenti di persone che in questo momento vanno assolutamente evitati. Noi cercheremo di continuare ad essere molto rigidi sui controlli, soprattutto in alcune zone della città, però molto dipende da voi, dipende da noi, dalla responsabilità di ognuno di noi. Mi raccomando. Distanziamento, mascherine, no assembramenti, non giochiamoci l'estate e gestiamo al meglio questa fase 2 per poter vivere con una certa normalità la prossima estate.